Buongiorno da Franco Tardivo. Apriamo questo viaggio sdoppiandoci così, come soltanto io posso fare. Sto scherzando naturalmente. E il primo messaggio che voglio lanciare, perché naturalmente essendo anche un frequentatore, nonché blogger e anche un youtuber, come si dice, youtuber, vedo tanti video di artisti, non solo musicali, piace anche la musica naturalmente, ma di cantanti e cantautori in particolare che poi dopo, oltre che cantare, fanno anche i loro discorsi e poi li ripropongono magari anche su Facebook, roba del genere. Tra questi c'è Povia, Giuseppe Povia, bravissimo, lo seguo da anni, mi piace, è bravo. Non sono propriamente un fan, ma di nessuno, nel senso che però lo seguo perché le sue canzoni hanno dei significati fondamentali, importanti, globali. Mi dispiace che a volte non vengono accettate delle canzoni particolari a Sanremo, ma lui ormai non ha più bisogno, è popolarissimo ormai da più di 10 anni, 15 anni, ecco. Poi ha vinto anche un Sanremo, mi sembra, per cui. Però non condivido, vediamo un po', uno, due, non condivido una cosa, non avertene male, Povia, non condivido, a mio modesto parere, chiaramente ci mancherebbe altro, non è che. Non ho nessuna possibilità, non ho seguito, non ho niente, comunque sono solo e non mi importa chi vede, chi vedrà questo video, non è questo il punto. È che siccome tengo particolarmente alla tua anche immagine di artista e di cantautore, non è bello, cioè non è bello, non è positivo in realtà andare a fare il profeta di quello che è, di quello che succede, di quello che succederà qui davanti, o tra 2 anni, tra 2 mesi, o tra 2 giorni. Non riesco proprio a seguirlo, perché sembra che vuoi cambiare il mondo, sembra che vuoi cambiare il mondo quando sei talmente bravo a comunicare con la gente e con le tue canzoni, che non proprio riesco, mi dispiace, a seguirti. Per fortuna che hai centinaia di migliaia di persone che ti seguono e quindi va benissimo. No, non sono il classico bastian contrario, perché poi farò video anche su altri, non sei il solo, ma non è questo il punto. Che secondo me la tua immagine ne perde perché assolutamente non dai proprio il massimo, cioè mi spiego, tu dai il massimo nelle tue canzoni e nei tuoi messaggi, anche quando parli, giustamente canti, ti fermi, vabbè, questo spettacolo che stai facendo adesso onestamente non è molto, cioè portarsi dietro il fatto che prima il parlato, poi il cantato, il parlato, il cantato. Fallo te direttamente con le tue capacità, non ti mancano le doti, le capacità di oratorie, dialettiche, che sei molto bravo, vedo. Ti li seguo, io seguo i tuoi video naturalmente, seguo le tue canzoni, seguo le tue cose, ma non ci siamo, secondo me. Perdi molto, ma non solo in immagine, perdi anche incredibilità, incredibilità di artista, perché caspita, sei bravo. Evita di fare questi video, ma non evita, non è un comando, è un consiglio, ma neanche tu fai quello che ti pare. Però magari sì, certo che li vedo perché sono profondi i tuoi discorsi, sono importanti, sono umani, sono globali, sono molto interessanti. Ma non attaccano perché ti conoscono come cantautore e i profeti lasciali da un'altra parte, non prenderlo come cattiveria, come appunto negativo nei tuoi confronti, perché sei una bella persona, sei simpaticissimo, sei bravo, per cui è tutto positivo. Però quando vedo questi che poi posti questi video, li seguo però dico, ma perché questo benedetto?
ragazzo grande, cantante, fa questo. Dico, ci sarà un motivo, vuol salvare il mondo anche lui, come lo fece Berlusconi quando disse: Mamma, voglio salvare l'Italia, il mio paese che amo. No, ci vuole ben altro. Allora mettiti in politica, fai qualcosa, oppure schierati, fonda un partito, fai qualcosa. Ma non così, perché sei un grande della canzone italiana e questo devi essere. Giuseppe Povia, Povia, il grande Povia sei. Ma con i video non ci siamo proprio. Questo è il mio parere, modestissimo parere. Ti ringrazio se lo sentirai, se risponderai o non risponderai, questo è solo affar tuo, come affar vostro di chi ascolterà o di chi non ascolterà. A me non interessa questo. A me interessava esprimere un parere e un bonario e benevolo augurio a te come cantautore, perché sei molto bravo e ti vorrei vedere sempre così. E non a fare questi video che proprio non ti portano da nessuna parte, anzi ti danneggiano leggermente. Dici tu stesso che non ti chiamano in tanti posti o che la gente va alle proloco qui e là e parla. Vabbè, intanto da te ne parlano anche in modo negativo le proloquo, a me proprio non mi si infilano proprio, ma non cerco il mio momento di notorietà per fare questo o altri video, perché sono più vecchio di te, io il mestiere della comunicazione, quello che è, dello spettacolo, ho cominciato prima di te, ma non c'è nessuna rivalsa assolutamente. Ho una webcam qui e faccio questo video qua. Ne farò ancora altri, naturalmente, a italiani, a stranieri. Arriverò fino chissà dove, anche fino a Trump, se sarà il caso. Ho preso un nome a caso, può essere Trump, può essere Putin. Cioè Putin, quello che non mi sta bene dal mio punto di vista è la libertà e quindi di esprimere il proprio pensiero. Quello che non mi starà bene lo dirò in questa telecamera, in questo obiettivo, in Italia e in Europa e al mondo intero. Però ti auguro anche tanta fortuna perché sei bravo come cantautore, come comunicatore sei bravo ugualmente, ma non è il tuo mestiere, ma non è tanto un mestiere il comunicare, dire le verità, perché qualcuno ci vuole, tu ci provi naturalmente, ma perdi un 20-30% di gente, di seguito e anche di successo. Io te l'ho detto. Ok, Povia, ti ringrazio. Ringrazio gli amici che hanno ascoltato. Se qualcuno ascolta, glielo dica simpaticamente perché è bravissimo nel suo mestiere, veramente un grande, veramente. Però lascia stare questi video qua, che quando li rivediamo, dice, ma cosa fa? Cosa dice? È in macchina che fa i video. Ma chi che cosa? Tanto non cambiano le cose. Non cambiano. Un'acqua dentro il mare, una goccia nel mare, come si dice, ma non perché non può, se poi tante gocce si mettono insieme e formano un grande oceano, ma ci sono troppe cose che non vanno e troppe cose più grandi di noi, di cui noi non potremo e non possiamo fare niente. Un in bocca al lupo sì. Ancora, perché veramente meriti molto di più di ritornare a Sanremo, di avere successi non solo nazionali ma anche internazionali. Ma continua da solo, fai le cose da solo e canta, canta, perché hai una dote artistica meravigliosa, poi sei creativo al massimo. Complimenti, Povia. Stop quei video. Perlomeno i video cantati saremo tutti lì incollati ad ascoltare. Ti mando un bacio. Amichevole, naturalmente. Un abbraccio e così. Buon ascolto a tutti quanti, buona giornata, grazie. Ciao, ciao a tutti.